Buongiorno, partenza, ormai sono un po' avanti dal tornante di Sant'Uberto, ore 10. Disagi automobilistici. Che bello, da quanto tempo che non salivo qua? Sono salito con gli sci le ultime volte. E oggi uscita dalla doppia valenza. La prima, tifoseria scatenata per Martina, che dovrebbe transitare a Rastua sulle 11:30. La seconda, provare questa diavoleria qua, che è la Insta Go 2, di questa mini telecamerina. Ne stanno parlando veramente tutti ultimamente ed io mi sono fatto infinocchiare dalla pubblicità furbissima che Insta sta facendo e me la sono procurata. Che cos'è che mi ha subito molto catturato? Le dimensioni e il peso. Non nascondiamocelo, la GoPro, soprattutto con il nuovo setup, con il Rode, si sente benissimo, la qualità è eccelsa, per me almeno, ma è un bel accrocco da portarsi dietro. Assolutamente non sostituirò la GoPro, ma questa è davvero comoda per cose leggere, tipo la maratona delle Dolomiti. La stabilizzazione, proviamo un attimo a correre, come ci ha ben abituato Insta, dovrebbe essere ottima. Così inquadrando avanti, dopo questo mio breve excursus a passo veloce, potrei anche ragguagliarvi, dato che inizio stagione avevo detto che stavo iniziando a correre, del fatto che, ahimè, dopo le prime uscite correndo mi è venuto fuori un tremendo dolore alla bandelletta, che è il tensore della fascia lata, se non sbaglio, e quindi semplicemente ho smesso. Ecco, il problema è che oggi ho deciso di seguire Martina per un tratto di discesa, che per la bandelletta è la cosa peggiore, ma soprattutto se so che in salita, almeno per una salita, riesco a starle dietro, in discesa ho proprio i miei dubbi. Vedremo quindi. Allora, sono arrivato a Rastua, piccolo punto ristoro, cibo zuppa riso. Grandi, fortissimi. Cosa mi aspetto da questa videocamerina? Che la qualità sia sufficiente, almeno sia video che audio, non troppo di più. Ciao, grande. Faccio tifoseria a tutti. Allora, visto il passo e anche si intravede un pochino il grafico altimetrico che c'hanno sul pettorale, sono passati i primi uomini dell'80. Sono le 11:06. Vediamo quanto distacco c'ha la Marti. Si vede proprio che quelli dell'80 alla fine c'hanno un altro passo. Qua sono meno stanchi, li ammollano giù. Nel frattempo, ridendo e scherzando, siamo giunti nel circo sottostante alla Croda Rossa della Croda di Rancona, che è là. Magnifico. Ciao, forza! Bello qua. Bellissima! Grande Martina, dai! Ale! Allora? Eccola! Sono già appena quasi tutta la spalla. Ottimo! Cazzo, sei prima? Bene, te? Non hai mai fatto sta strada, te? Bellissima. Corre. Ciao, bro.
bravo, super! Bravo! Super! Doccione tattico? Doccione tattico! E niente, bye bye. Luca non ce la fa. Sta matta. 80 km così si fa. Basta non correre per... Beh, io non ho mai corso, eh. Però un pochino andavo a inizio stagione. Adesso sarà... un mese e mezzo, forse due, che non corro. Pensavo di starle dietro almeno per una discesa. Vabbè, che un altro andare, però dai, caspita. Invece, cioè, non è che sono stanco, ho proprio male alle gambe. È un movimento, la corsa in discesa, bastardo. Non mi ricordo come si chiama, eccentrico, che il muscolo è contratto ma in allungamento proprio. Però in compenso era veramente tantissimo che facevo questo sentiero qui, che facevo sempre da piccolo. Era proprio bello bello. È passata qualche ora e andiamo a vedere l'arrivo, così, modalità daddy. Come? La gallina? Dove l'hai vista la gallina? Praticamente c'è l'arrivo là in fondo. Siamo in attesa, non proprio al traguardo perché è troppo bacano. Ah, allora, ieri, vabbè, avete visto com'è andata, brava. E oggi voglio fare una mini provina enduristica del lago 2. C'è quella GoPro. Ready to go. Ma bisogna pedalare un pochino. E questo è proprio così per ricordarti subito che la mountain bike è un sali scendi. Saltino! Altro saltino! Sì! Qua si può mollare tanto. Occhio al tubo. Siamo
dicevano che bisogna evitare l'erba alta per le orecchie, non so bene. Beh, a te l'occhio qua. La tua vince parecchio. Sì, esatto, io l'ho visto il volo qua, dove è tutto. Ciao. Che bello. Che bello. Ale, eccoci qua. Allora, sto registrando adesso con la GH5 e col Rode Micro, che sono la qualità d'immagine e audio più alte che riesco a raggiungere al momento. E devo dire la verità, adesso ho appena montato il video che avete appena visto. Bene, dai, buono. Chiaro, non è eccelso, ma sono più che soddisfatto. Allora, io stavo registrando nella modalità colore vivid e i colori e il contrasto sono un po' troppo sparati. Il video della Maratona delle Dolomiti, che uscirà tra poco ad esempio, l'ho fatto in modalità standard e a mio parere è molto meglio. Poi vabbè, ovvio problema grandangolare, tutte le pendenze e la velocità sono completamente, sembra tutto piatto e di andare sempre piano. Anche la discesa a piedi o le discese in bici erano di una certa pendenza, insomma, invece non si vede, ma a parte le innate regole ottiche, tutto il resto bene, sono proprio contento. Anche l'audio è più che dignitoso, chiaro si sente il vento, ma non importa. Eh sì, è il tutto in una dimensione, no, questi sono gli AirPods, il tutto in una dimensione ridottissima. Bene ragazzi, per questo video è tutto, bye bye.